Buongiorno a tutti, il protagonista di oggi è Roberto Livi con il suo libro Solo una canzone pubblicato da Marcos y Marcos. Eccolo qui, Roberto Livi. Ho già letto anche un altro suo libro e la sua scrittura è caratterizzata da una grande ironia, se vuoi, da una grande un po' di tristezza sulle riflessioni delle cose della vita, cioè c'è una linea di continuità fra i tuoi libri. Ti ringrazio, io lo prendo come un complimento, ecco sì, perché secondo me stanno in questo contrasto, cioè tra l'amarezza dei protagonisti, però anche un minimo, secondo me, di comicità, forse involontaria, ecco, che sta proprio il mio modo di raccontare, ecco. Quindi secondo me hai colto proprio gli aspetti fondamentali, insomma, dei due libri. Ecco, diciamo che ci si diverte riflettendo sulle cose della vita. In questo caso il protagonista è un ristoratore non esattamente 5 stelle. No, infatti è proprio il contrario, credo sia una stella, se possibile, cioè proprio il minimo della recensione possibile, perché purtroppo questo ristoratore, diciamo così, si ritrova a fare il ristoratore, però senza avere un minimo di vocazione per il mestiere, che è un mestiere difficilissimo, no? Si dice che sia in assoluto il più faticoso del mondo. E oltre ad essere così faticoso, è un mestiere che è esposto al giudizio. Da quando ci sono adesso la possibilità di lasciare delle recensioni con TripAdvisor o Google, queste cose, no? Oltre a tutte le difficoltà, oltre a tutte le fatiche del mestiere, c'è anche il pubblico ludibrio, c'è cioè la possibilità di essere esposto a delle recensioni terribili. Quindi questo ristoratore ha difficoltà anche ad affrontare questi giudizi, ecco. Lui se la prende a male, se li prende come degli attacchi personali, ecco. Quindi si offende e finisce per odiare sempre di più i suoi clienti e quindi servire del cibo sempre più scadente per quei pochi clienti che poi lasciano recensioni sempre più terribili. Ecco, diciamo che le recensioni negative le prende anche da sua moglie, una sapientona che dà sempre tutto e lui, poveretto, non ha neanche finito il liceo, credo. Eh sì, lui, beh, naturalmente quello è stato un altro errore della sua vita. Oltre al mestiere, forse ha scelto anche la moglie sbagliata, ecco, perché lui è stato attratto da questa donna, diciamo, proprio dal fatto che questa donna è una persona istruita, cioè ha fatto l'università, è addirittura una paleontologa. Invece il protagonista, purtroppo, essendo un semplice ristoratore, cameriere, ecco, così, ha subito il fascino di questa donna molti anni fa e ne è rimasto così soggiogato, ma subisce anche continuamente i suoi giudizi, che sono per lo più negativi. Insomma, anche questa donna lo considera principalmente un fallito, lo accusa praticamente di tutto, cioè l'accusa di non avere interessi, di non avere amici e cose, soprattutto l'accusa di non avere proprio desideri. In realtà lui un desiderio ce l'ha, che è quello che dà il titolo al libro, scrivere una canzone, ma diciamo che è il suo sacro graal, è una ricerca perenne per tutta la vita senza riuscire ad arrivarci, forse. Eh sì, purtroppo anche questo lui vorrebbe poter scrivere almeno una canzone, cioè lui non è un cantautore, ecco, di sicuro, lui di mestiere fa il cameriere, si è ritrovato a fare il ristoratore cameriere, ma lui vorrebbe scrivere almeno una canzone, secondo me, per quello che ho capito io, ecco, proprio per riuscire a scrivere qualcosa che sia talmente bello da non poter essere giudicato, ecco, cioè qualcosa che riesca a sfuggire proprio al giudizio delle persone, ecco, che cos'è meglio di una canzone, una melodia, no? Cioè a volte capita di ascoltare una melodia talmente bella che da non poter essere, secondo me, giudicata. Ecco. Ecco, diciamo che per lui è una canzone, per te è un libro. Però alla fine a tutte e due si è accesa la luce. Ma sì, guarda, io naturalmente, ecco, anche scrivendo ci si offre al giudizio delle persone, no? Io ogni tanto, infatti, mi diverto a leggere le recensioni anche di grandi libri, no? Di grandi libri, non so, tipo La coscienza di Zeno. È divertentissimo andare a leggere le recensioni che certe persone lasciano sulla coscienza di Zeno, cioè proprio lo stroncano, no? Lo stroncano è una cosa, cioè, pure stroncare Svevo, cioè, non è una cosa, non dovrebbe essere possibile, secondo me, però purtroppo ci sono persone che lo stroncano.
Quindi quando vedo che qualcuno, diciamo, lascia una brutta recensione sul mio libro, dico, vabbè, mi rassegno, se hanno stroncato, svevo, posso accettarlo anch'io questo fatto, insomma, pazienza. Il lettore ha sempre ragione, cioè dal momento che lui compra un libro, lo legge, oppure lo prende in biblioteca, secondo me in quel momento lui diventa il padrone del libro e lo costruisce lui, cioè lo fa lui, è lui che comincia ad immaginarsi a quel punto i personaggi, non so, i paesaggi, i dialoghi, le voci dei protagonisti, quindi a quel punto diventa lui il proprietario del libro, diciamo, il costruttore del libro. Siccome la letteratura è un antidoto contro le malattie della vita, tu ci daresti un paio di pillole di questo antidoto attraverso i titoli di due libri dei quali consigli la lettura? Un libro che mi ha appassionato tanto, ecco, è stato Il tempo di uccidere di Flaiano, ecco. Un libro appassionante, è uno di quelli proprio che ti prende dall'inizio alla fine ed è straordinario, secondo me è un capolavoro. Per venire a qualcosa di più vicino a noi, L'albero e la vacca, intitolato, è di Adrian Bravi. È un libro di quelli che così misteriosamente mi ha preso, cioè, non so, personalmente mi ha raccontato molto, ha svelato qualcosa di me, ecco, questo senz'altro. Quindi è stato un incontro per me, chissà, potrebbe essere anche per qualcun altro, qualche altro lettore, credo. Grazie, grazie per essere stato con noi, grazie a chi ci sta seguendo, alla prossima. Grazie a voi, grazie a voi.